Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Federica Panicucci condivide con i fan un'emozione travolgente. Ad anni dalla terribile perdita, il suo cuore appartiene ancora a lui. Volto storico del programma, Mattino 5, in cui milita da anni a fianco del collega Francesco Vecchi. Federica Panicucci intrattiene quotidianamente milioni di italiani durante le prime ore della giornata. Solitamente posata e imperturbabile, la conduttrice tutela costantemente la propria vita privata, scindendola dall'immagine pubblica offerta agli spettatori di Mediaset, e sfruttando la canonica professionalità come un marchio distintivo. Reduce dal chiacchierato divorzio nel 2015 con il DJ Mario Fargetta, da cui ha avuto i figli Sofia e Mattia, Federica Panicucci si gode una nuova serenità a fianco del nuovo compagno Marco Bacini, e la coppia sembra intenzionata ad ufficializzare la relazione con un atteso matrimonio. Nel 2016, però, la conduttrice ha perso improvvisamente il padre dopo una breve e devastante malattia. La perdita straziante costituisce tuttora un nodo irrisolto nella sua emotività, come testimonia un recente post di Instagram. Federica Panicucci e la confessione toccante. Non passerà mai. La mattatrice ha affrontato per la prima volta il tema del lutto nel 2021, durante un'ospitata nel parterre di Verissimo. Federica Panicucci ha ricordato di fronte a Silvia Toffanini gli ultimi momenti con il padre Edoardo, spentosi nel 2016 dopo un fulmineo tracollo fisico. Senza trattenere le lacrime, la conduttrice ha riferito: «Non credo che passerà mai. La sua morte è stato un trauma forte e violento. Oggi sono una donna adulta. Ho due figli grandi ed un compagno. Ma era il mio babbo». Federica Panicucci ha inoltre aggiunto: «Se n'è andato un po' presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno spesso, che mi abbraccia e mi sorride. Io, però, non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici, quanto ha ancora? Mi hanno risposto: 6 mesi. In meno di 3, se n'è andato». In occasione del compleanno di papà Edoardo, la conduttrice ha dedicato una commossa dedica postuma su Instagram all'amato genitore. Federica Panicucci sui social. Farei qualsiasi cosa. Il volto di Mattino 5 ha pubblicato una tenera foto che la ritrae assieme al padre. Uno scatto in cui entrambi sorridono fianco a fianco con aria complice e felice. Federica Panicucci ha aggiunto in calce la riflessione: farei qualsiasi cosa per stare tra le tue braccia ancora una volta. Buon compleanno, papi, ovunque tu sia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am